Siamo qui in regia con il giocatore numero 1 dell'Atletico Neapolis. Risultato di 1-0 per voi, un buon Atletico, qualche rischio nel finale con una parata non felicissima di Folle, però un buon primo tempo, cosa mi dici? La partita è molto equilibrata, penso che i valori si equivalgano proprio tra le due squadre e l'è dimostrato anche il girone che abbiamo fatto. È in bilico fino all'ultimo secondo me, quindi bisogna giocare bene e con grinta. Va bene, siamo quello per il secondo tempo, andiamo a parlare ora con i giocatori Zenit. Andiamo ad Esposito. Un primo tempo dove avete provato più volte la conclusione, siete stati sfortunati sul quel tiro loro, però tutto sommato è un primo tempo equilibrato, c'è tutto un secondo tempo da giocare. Cosa serve in questo secondo tempo? Una partita difficile, si sapeva, una semifinale, ormai ci stiamo giocando tutto. Stiamo sbagliando troppi passaggi, stiamo giocando troppo, forse palla in avanti da solo. Alberto ormai è solo avanti, non è il modo di giocare. Anche un pizzico di sfortuna avevo quella traversa. La traversa, uno contro il portiere, però stiamo giocando, loro forse tirano un po' più da fuori. Ma il portiere nostro non è stato poi così tanto chiamato in causa. Va bene. Speriamo bene nel secondo tempo. Buon collo per il secondo tempo, però senza una partita contro la Bancia, ragazzi. Siamo qui nella finale di partita che avesse affrontarsi nella semifinale Snow Cup, l'Atletico Neapolis contro lo Zenit. Partita terminata con il risultato di 3-1 per l'Atletico. Siamo qui con i due migliori in campo. Migliore in campo MVP Folle e migliore della squadra, purtroppo uscita sconfitta, Zito. Partiamo prima con te. È stata una partita giocata, diciamo, non al massimo da voi, molto sfortunati, soprattutto nel secondo tempo, portando in conclusioni parate dal portiere migliore in campo, anche palli traverse, uno Zenit che però può uscire a testa alta da questa Snow Cup. Sì, penso ha detto tutto, cioè in pratica il portiere è stato bravissimo, infatti è stato migliore in campo. Aveva preso io una traversa, il difensore mi ha preso un palo, varie occasioni sbagliate, però ci sta. Poteva finire diversamente, però anche in pareggio. Peccato però perché quel gol tu è arrivato proprio nel finale, potevate fare qualcosina in più se magari fosse arrivato una decina di minuti prima. Purtroppo abbiamo segnato tardi, mancavano giusto 2 minuti e non siamo riusciti a recuperare la partita. Però usciamo a testa alta, abbiamo giocato bene tutto il campionato e abbiamo giocato anche bene la semifinale. Va bene, senti, vuoi salutare qualcuno? Saluto Sergio, organizzatore. Ti ringrazio, ricambio con affetto. Tutta la squadra e il capitano Emiliano, come al solito. E il tuo idolo, lo salutiamo, il tuo idolo. È il mio idolo, sì, sempre. Moscardelli. Moscardelli, anche Alda Duran. Bravo. Va benissimo, alla prossima. Andiamo ora da Folle, a quale consegniamo la medaglia di migliore in campo, un po' attorcinata, però non fa niente, te la sei meritata lo stesso, anche così. Senti, è stata una partita dove avete giocato benissimo sin dall'inizio. Concentrati in difesa, questa sera tu in forma smagliante, hai parato quasi tutto, peccato per quel gol subito, però c'è una buona prestazione da parte tua di tutta la squadra che va in finale, ora affronterà il Galaxy. Assolutamente, la cosa che ci fa più piacere, specialmente in vista della finale, è proprio la prestazione di squadra, perché stasera abbiamo giocato da squadra. La prestazione dei singoli lascia sempre il tempo che trova, perché se un portiere para ma non ha compagni che comunque fanno gol e giocano per la squadra. Voglio fare i complimenti comunque ai nostri avversari perché sono stati bravissimi e erano degni di arrivare in semifinale. Senti, finale proprio con il Galaxy, questo Galaxy conosci un po' la squadra, la formazione che dovevi affrontare, un po' il modo di gioco della formazione avversaria? Guarda, ti confesso che io quando abbiamo giocato contro il Galaxy molto probabilmente era una delle mie partite durante le quali ero infortunato, quindi non ti so dire. So che sono una buona squadra, hanno battuto del resto il Calella che ci ha battuto, quindi ci aspetta una dura prova in finale. Però sì, sono fiducioso, se giochiamo come stasera penso che possiamo dire la nostra. Quindi da parte tua un po' finale al buio, da parte invece della tua squadra forse si conosce un po' qualcosina, però sicuramente una splendida finale. A chi andiamo a dedicare questa medaglia di soprattutto ai miei compagni, a tutti i miei compagni che sono stati bravissimi e soprattutto per il fatto che mi hanno aspettato. Sono stato 3 mesi infortunato e è stata dura, voglio ringraziare loro. Un grande rientro, un grande rientro per Folle. Sicuramente il portiere che ti ha sostituito era veramente forte, però i pali sono tuoi, te li sei ripresi, la tua porta. E complimenti e in bocca al lupo per la finale. Voglio dire una cosa, l'altro portiere devo sottolineare che è molto bravo anche con i piedi, dato sì che lui ha più presenze, potrebbe anche essere utile lì in mezzo al campo durante la finale. Che abbia più presenze non credo, perché comunque io... No, dico... Ma le presenze per giocare la finale. Per giocare la finale. Questa è un'opzione che deve scegliere il presidente, non io. Lo salutiamo però, lo salutiamo. Assolutamente, un grosso abbraccio al nostro presidente, giocatore, allenatore, manager... Massimiliano Cuccaro. Più ne metto, Massimiliano Cuccaro.
Va benissimo, in bocca al lupo per la finale.